Florida? Florida? Yeah, it's beautiful down there. L'hanno dimostrato. In Florida ci sta una quantità enorme di alberi di cocco. E il latte di cocco laggiù te lo danno pure nei distributori di benzina. E le femmine. Lo sai che a Miami ci stanno... Oh, mi stai a sentire? Ci stanno più femmine a Miami che in qualunque altro posto di villeggiatura del mondo, hai capito? Laggiù sulla spiaggia in qualunque giorno ce ne stanno almeno 300 per ogni uomo. You know, white beaches, girls in bikinis, Cape Canaveral, Miami Beach, that's right. They got pelicans down there, flamingos, all those weird birds. You been there? No, I never been there. You're a jerk, Eddie, you know that? E quindi adesso la pianti di scocciarmi con la Florida. E adesso sei tu che ascolti! Adesso sono io il capo! Andremo verso il sud, ce ne andremo in Florida, hai capito? Hai capito, mamma? Ha telefonato la mamma. Bene. Com'è la Florida? Voleva parlare con te. Perché? Ho pensato un po' a quello che mi hai detto, sai, all'idea di andare in pensione e andarcene in un altro paese. Forse non hai tutti i torti, sai? Dici davvero? Oh, Roger, è meraviglioso. Sapevo che bastava che ci riflettessi per capire che la Florida è il posto giusto per noi, con tutte quelle spiagge, quel sole caldo. Per quanto sia bella la Florida, in realtà pensavo alla Danimarca. Danimarca? Sì. Scherzi? Beh, mi rendo conto che non è una scelta comune, ma ne ho sentito parlare bene. Nel caso che la vita qui non fosse di vostro gusto, siete liberi di andarvene in Florida. Fagli un po' vedere da che parte la Florida parte. Ci sono domande? Ci sono spiagge in Danimarca? Fa mai caldo in Danimarca? Non come in Florida, no, ma probabilmente per qualche settimana all'anno sì, ma non so se ci siano delle spiagge. Ci sono viaggi per gruppi organizzati? Cosa? Voglio dire per la Florida, facilitazioni, sconti, ribassi. Questo è un messaggio personale per te. Non ce la fai più? Non vedi l'ora di partire? Le Florida Keys ti stanno aspettando. L'oceano, il sole. Non ho mai visto l'oceano. È una pubblicità, signor Cole. È una pubblicità. Capisce che cosa significa? Non si rivolge personalmente a lei. No, come on. What do you say we go down to Florida? Yeah? Yeah. Go back, pick up Ava. Drive down to Florida, we got the car. Yeah, you're not kidding? Nah. Well, hell, it beats going back to New York. It's a good idea. I'd like to go to Florida. Yeah, you've never been there, right? Lui non ha parlato per me, so cosa è successo e chi si è arreso. Trascinati via come bestie in un paese che chiamano Florida. E li ha mai portati in macchina da una costa all'altra? Oh, purtroppo sì, una volta. Ho portato tutto il branco in Florida un'estate, alle due settimane peggiori di tutta la mia vita. Quanto dici che ci metteremo? Non lo so, un giorno, non di più. Un giorno? Sì, California, arriviamo. Stiamo andando in Florida, dai, in Florida. Vabbè, California, Florida, è lo stesso. Così ti abbronzerai il tuo culetto bianco. Un posto ideale dove goderci la pensione. Non vedo l'ora. Perché non ci fate morire con loro? Nessuno li farà morire. La Florida non è la morte. Per una pace è peggio della morte. Allegro, Santos. È inutile che ti ci metti anche a piangere. Io vado in Florida, so tutto un dolore. Mi fa male il sedere, la gamba, i polmoni, mi fa male la testa. E c'è volevo pure che mi pisciasse addosso. La puzza dei sedili di dietro era insopportabile, sai, quando ci sono la conosco quella piccolini. Puzza, la conosco come. Però Roy ci pensa come si sarebbero sentiti i suoi figli se arrivati in Florida fosse stata chiusa. Non chiudono mai la Florida. Vabbè, lo so anch'io che non lo chiudono mai lo stato della Florida, ma beh, sa, quando siamo arrivati qui... Beh, pensavo a una meta diversa dal solito. Più diversa di così? Già,